i dati più recenti, che sono dati fatti dalla Società Europea per la terapia del dolore, parlano di 25, per l'Italia, di 25-26% di popolazione adulta che soffre di dolore cronico benigno. Di questi 25%, il 30% non trova beneficio nelle terapie tradizionali che si utilizzano, quindi gli antinfiammatori, gli steroidi, gli oppiacei. La cannabis lavora in un modo che si chiama, con un effetto che si chiama entourage, cioè tutti assieme questi componenti, che sono centinaia e centinaia di componenti che sono in questa pianta qua, lavorano per dare un effetto equilibrante sul nostro organismo. È un'arma in più che abbiamo, noi medici dobbiamo prenderla in considerazione, così come prendiamo in considerazione altri farmaci. Il lavoro del medico cambia. Cioè il medico sa che nel momento in cui utilizzi la cannabis con una persona, questa persona è la persona con cui fai un pezzo di strada assieme, condividi un percorso, perché il dosaggio cambia da persona a persona, la risposta cambia da persona a persona. È emersa recentemente le epilessie farmacoresistenti. Noi abbiamo il 30% delle epilessie non rispondono ai farmaci, un problema enorme. Sono persone che hanno 30-40 crisi epilettiche al giorno che non riescono a controllare quei farmaci. È stato scoperto da qualche anno che la cannabis, un principio in modo particolare, un principio attivo, il cannabidiolo, il CBD, ha un effetto estremamente, come posso dire, è incredibile come funzioni e blocca queste crisi epilettiche. Ma tu passi da persone che hanno una vita ristretta tra una crisi epilettica e l'altra ad avere una crisi epilettica ogni 20 giorni.